viaggio lo sanno fa, che ricetta di cecere nella compagna di c'è la precisa mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa, che ricetta di cecere nella compagna di c'è la precisa mamma. Don Raffaele, così inizia il nostro pomeriggio insieme. Grazie Rita. Grazie Arianna, con un bel caffè. Con un bel caffè, lo vuoi subito? L'andiamo subito a fare? Che tra poco dici? Sai che arriva anche la felicità e forse passa attraverso il primo ospite che riempirà di sé tutta questa casa, ovvero... Salve! Patrizio Rispo! Non a caso! Come stai? Trovate, che me la posso un bel caffè! Tu puoi, Patrizio, devi! Come, caro? Tu devi sapere che Patrizio, che è un bravissimo cantante, attore, cantante, canti, sa cucinare benissimo. Sì. E io ho il suo libro sopra la dispensa a casa mia. Poi quando vieni ti faccio mi vedere. Mi fai assaggiare le ricette di Patrizio. Qual è la una tua specialità? Guarda, io amo i primi perché mi consentono di improvvisare. Cioè mi piace inciuciare, non mi piace ripetere le ricette già fatte. Quindi apro il frigorifero e contamino, un po' come recito. Arrivo sul set con grande terrore degli autori che dicevano ne sa una più del dialogo. Perché allora Patrizio Rispo, non ve lo devo dire, è un posto al sole. Don Raffaele ha iniziato così, Rita, quindi è Raffaele di un posto al sole, un attore che ha calcato non si sa quanti palcoscenici. Beh, mi manca sempre il palcoscenico. Per noi è come la bottega dell'accordatore, devi stare sul palcoscenico, percepire il pubblico, percepire le tue paure, le tue insicurezze, metterti sempre in discussione. Quindi il palcoscenico è la vita per noi, è la vita. Senti, e il caffè per un napoletano di Napoli? Che lavora a Napoli, nato ora, vive a Napoli, il caffè, il rituale del caffè. È meraviglioso, ma io sto in grande conflitto col caffè perché non fumo finalmente dopo 50 anni. Io sono passato al biberò, alla sigaretta, da 3 mesi non fumo più. Però se vedo già la macchinetta, già mi si apre proprio il cervelletto perché è collegato in automatica. Certo, allora, caffè e sigaretta. Per cui me ne sto privando. E allora lo tolgo. C'è un napoletano, quindi quindi tu hai deciso di non fumare, sì. E quindi non puoi neanche più prendere il caffè. Non posso prendere il caffè, perché il caffè non saprei dire di no, dico fammi fare un tiro, per cui l'ho eliminato, continuo ad amarlo, lo rispetto, faccio il rito del caffè. Qual è il rito del caffè? Beh, guarda, il rito del caffè, la macchinetta vera, quella napoletana, però a molti non piace, perché è diverso, poi si riscalda il caffè, quella che si gira. Poi tu fai la macchinettona grande e te lo conservi per tutto il giorno e si riscalda. Oggi è un po' uno scandalo, però mantiene un aroma quando lo fai che è meraviglioso. Ma anche la miscela è diversa, è meno compatta, per cui fa passare l'acqua. Io ho tante amiche napoletane, Arianna, e quando andavo all'università loro facevano il caffè e mi dicevano che quando lo facevo io non era buono, era una schifezza. Ho detto, ma come mai? È l'acqua di Napoli, sì, rispondevo loro. Ma può essere l'acqua di Napoli? A Napoli, se ognuno lo dice dell'altro, l'acqua di Napoli, ma non è vero, non c'è da niente l'acqua di Napoli. Credo che l'acqua di Napoli abbia un'importanza. Ah, sì? Anche per la pasta e le pizze. C'è qualcosa c'è. Ma c'è anche qualcosa nell'aria di Napoli. Ora io non vorrei cadere nei stereotipi e luoghi comuni, ma se tu dovessi dirci che cos'è la napoletanità, perché Napoli è Napoli? Senti, io amo Napoli, amo i napoletani, perché sono frutto di dominazioni, di sofferenze, dalla sofferenza nasce qualcosa che va oltre, quindi non abbiamo limiti di linguaggio, ci facciamo capire, non abbiamo limiti di insicurezze perché dobbiamo risolvere, nel nostro DNA abbiamo sempre dovuto risolvere, quindi abbiamo una corda in più. Non ci sta niente da fare, io ho amici meravigliosi, geniali di tutto il mondo, ma il napoletano ha una velocità diversa. Io quando parto con Rita, che è meravigliosa, parto da 7 per comunicare. A napoletano si parte subito a 10, ci guardiamo negli occhi, siamo jazzisti, certo. Ecco, come se fai una session. Sì. Il popolo ha un qualcosa che li accomuna, un codice diverso, come esiste la musica, esistono dei codici di comunicazione. Noi abbiamo un codice di napoletanità. La napoletanità, sì, che è... Che va, guarda, il posto al sole non sarebbe mai nato se non fosse nato a Napoli. Anche Marina Tagliaferri ci ha detto la stessa cosa. Ma non solo il protagonismo e l'amore che c'è nel mondo per la città, ma le maestranze che abbiamo avuto. Sì. Gente che non si attacca all'orario, alla cosa, ognuno risolveva, anche perché lì eravamo, io gli dicevo, la sporca dozzina. Ognuno di noi era lasciato lì a fare cose che nessun altro aveva fatto prima, non sapevamo che fare. Per cui noi facevamo H24 la notte con gli sceneggiatori, i registi, ma come abbiamo inventato un prodotto. Siamo nati su un format australiano, ma il vero prodotto, Un posto al sole, è nato a Napoli. Ed è un riferimento ora per tutti gli altri format uguali, perché sai, lo facciamo in tutto il mondo. Si chiama A Place in the Sun da una parte, Nate Burs in un altro, capito?
Noi siamo in tutto il mondo, ogni paese è in tutto il mondo. Tu vai e adatti la realtà dove giri. Viva l'Italia, viva Napoli in questo caso. E vent'anni, tutto questo dura vent'anni, però come accennavamo prima, Patrizio ha calcato tantissimi palcoscenici, hai fondato una compagnia. Più di una, perché ecco, vedi, a differenza dei napoletani tipici, io cerco di fare squadra, il napoletano non fa squadra. È uno dei grandi limiti. Il napoletano, siamo tutti generali, nessuno riconosce di essere soldato. C'è una struttura piramidale, meritocratica non c'è, perché tutti quanti ci sentiamo pezzi uniti. Guarda come già fisicamente è diventato generale. No, tutti quanti ti tradiscono, ma vedi pure fra camorra e mafia. La mafia è piramidale, la camorra invece sono tutte bande così che si acchiappano, si distruggono. Vedi, in Gomorra l'ha raccontato benissimo. Infatti. È un problema nostro. Io invece sono andato un po' contro, ho provato a fare compagnia con Biagio Rizzo, con Mario Porfido, con Paolo Antoni, ma ogni volta poi ci siamo sempre rotti. Ma anche perché io mi diverto. Io mi diverto a condividere il mio benessere, la mia felicità, cioè a me piace stare con gli amici, non solo a cena. Invece molti amici miei, per esempio, andava il regista famoso a cena, scompariva tre giorni prima, per non dire viene pure tu. Invece a me viene il regista famoso a Napoli, dice, ragazzi, venite, ragazzi. Che c'è stato, capito? E proprio quella è una questione di carattere, di disponibilità. Un po' ci sta questo. Senti, so che Rita ti vuole dedicare una canzone, però sì. Prima, a proposito di registi famosi, sai che lui ha fatto un film con Madonna? La sorta mia, come diciamo noi, ho fatto il peggio. Sorta mia, la sfortuna tua, il film io con Madonna. Ho fatto il più brutto film del marito, che è un grande regista, e di Madonna. Abbiamo vinto anche l'Oscar, quello come peggior film. Sì? Era il rifacimento. L'Oscar come peggior. Sì. Che il rifacimento di Travolti da un insolito destino. Meraviglioso film. Che io ho fatto poi con il figlio di Giancarlo, Giannini, con Madonna. Era della Werther Müller, Travolti da un insolito destino. Non c'è. Invece l'ha rifatto Madonna. Però la cosa qual è? Che arrivate a un certo punto e attraccate da qualche parte in Italia, scende Madonna, fan, finché? La barzelletta del Papa, sembrava. No, io eravamo su uno yacht, eravamo qua cinque attori, scende lei, c'era tutto il porto in delirio, carabinieri, polizia, fan, Madonna, sai il delirio, a un certo punto scorgono me alle loro spalle e cominciano, Raffè, lei agghiacciata si gira e fa, why? Cioè, ma chi si? No, io faccio in televisione, faccio una cosa. Ah, e quindi allibita mi sono tolto un bel sasso di una... dalla scarpa. Cioè, capisci, nella vita. Ma lei è un personaggio incredibile, divertentissimo. È un cartone animato, a me sembrava di girare con Minnie, con Paperina, perché è un brand, non è più un essere umano soltanto, e lei poi è una provocatrice divertente come persona. Aspetta, siamo solo all'inizio. Sì, però cioè... da Madonna a Brigida, tu te la ricordi a Brigida, che la cassiera che stava lì nel bar di Napoli Centrale, e c'era un signore che si era innamorato di lei e lei non rispondeva proprio, allora tutti i giorni andava lì, si prendeva un caffè, caffè, e davanti a questo caffè buttò giù dei versi e dice sì, tu fai la scontrosa, tanto, a forza di girarlo questo caffè. O dolce sotto tazza. O dolce sotto tazza. In engoppo da arrivare. Allora, così Rita accoglie Patrizio Rispo, prima Don Raffaè, per farci entrare subito nei tuoi vent'anni di Un posto al sole, di cui magari ci racconterai, e adesso invece ecco questa canzone che le ha ispirato. È un inno. Un inno. Vorria sapeva che si marita, facite sempre la faccia mareggiata, ma voi quanto più brutta mi facite, più bella l'occhio mi va presentata. E mo non saccio sì, me ne accorcita, e ma gusti modi frigida da caffè marita, a sotto tenito zucchero e a coppa marasita, mai tanto che ha già avuta, mai tanto che ha già girà, con dolce sotto danza fino a bocca mi ad arriva. Ma gusti modi frigida da caffè marita, a sotto tenito zucchero e a coppa marasita, mai tanto che ha già avuta, mai tanto che ha già girà, con dolce sotto danza fino a bocca mi ad arriva. Grazie. Quanto mi manca, guarda, se io potessi cantare e suonare, io girerei col pianoforte appresso, sarebbe meraviglioso. Ma perché? Guarda, è pesante. Mi manca la cellula proprio, hanno provato tantissimi amici. Non riesco proprio con la musica, io la amo, la adoro, suono le percussioni ma in trance. Cioè, se nel momento in cui devo accompagnare qualcuno, cioè l'orchestra deve venire appresso a me, perché io suono, sviso, però se mi dici, comincio a squadrare, prendo ottave naturali, quinta, cioè inizio. Ah, con la voce? Ma non conosci la musica? Non conosco una canzone a memoria, cosa che mia moglie, in tutte le lingue, lei se ti fai un viaggio di 8 ore, canta tutte le canzoni, in tutte le lingue, tutti i dialetti, memorizza immediatamente. Io una canzone ho scritto e non la so.
che hai scritto tu. Sì. E come il titolo lo sai? Ostunato innamorato. Sì. Ah, ostunato. Perché dissi anche da stonato una canzone a mia moglie per i suoi 40 anni, gliela scrissi, non ti dico, la cantai in piazza, lei ha ghiacciato, dice, ora canto una canzone a mia moglie. Mia mum e mia mamma, sapendo come canto, sulla poltrona ghiacciata, invece... Era quasi raccontato. Però è una dichiarazione d'amore immensa, bello, cioè per uno che no, sì, che non sa cantare. Infatti c'è proprio questo, tutti quanti hanno diritto e dicere musica quando ti voglio bene. C'è una canzone pure suonata, le va a fare. Certo, poesia, che è cantare. Patrizio. Patrizio è veramente un mondo pieno di sfumature, pieno di, come dici, tu dicevi, no, sono curioso, io sono pronto sono a fare bambino, squadra. Sono idiota, sono imbecille, sono, sì, sono, ma mantengo quel candore dei bambini. Come ci stai dentro un personaggio che da 20 anni... È Raffaele, ma non riesco a dire è lo stesso, però, perché da 20 anni non è lo stesso. No, perché, ma vedi, anche il fascino del prodotto nostro in generale, noi non raccontiamo più, questo è il fascino un po' delle serie in generale, che stanno approfondendo delle storie in maniera meravigliosa, perché tu racconti una storia in 12 puntate, in 3 stagioni, noi in 20 anni... La cosa che prende poi l'appeal che c'ha sul pubblico, mi hanno visto invecchiare, mi hanno visto cambiare come uomo, hanno visto momenti difficili, momenti gioiosi della mia vita, e tutto questo un attore lo porta. Se tu non decidi di fare una maschera e quindi fossilizzare un personaggio, ma decidi di metterlo, io dico sempre, il primo da scocciarmi sono io, mi autoannoio. Per cui io negli anni, anche quando la scrittura percorre un percorso prevedibile, il primo a sterzare sono io, mi scoccio, non la ripropongo. Non vado neanche a discutere con gli sceneggiatori, dico senti ma qua, là. No, arriva sul set di no bus e quindi propongo una cosa e poi viene raccolta dagli sceneggiatori e prendiamo quell'altra strada. Questo mi ha permesso di fare, credo, l'equivalente di un migliaio di film, perché ho fatto di tutto. Poi noi giochiamo anche con noi stessi, abbiamo fatto le puntate in abiti del 700, vestiti da uomini preistorici, cioè un prodotto che gioca con se stesso, sotto tutti gli sfizi. Senti, ti sei dato tutti gli sfizi, sì. E posso dire che sono passati da un posto al sole, ma non si sa quante persone, sì. Veramente sembrerebbe che tanti, tanti, anche inimmaginabili. Ora io sono 20 anni che Patrizio Rispo sta a un posto al sole, chissà se ti ricordi. Chi è passato davvero e chi no? Ti va di giocare? Sì. Vero o falso? Yes. Partiamo da Katrin Spack. No. È passata. Mi sa di sì. Però non mi fate dichiarare così. Barbara Boucher. Barbara Boucher, sì. Amanda Lear. Sì. Laura Chiatti. Sì. Piff. Sì. Gigi Marzullo. No. È vero che non. No, è vero che no, quindi bravo, cazzo. Senti, Carlo Lucarelli a un posto al sole, sì, Massimiliano, sì, Rosolino, sì. Edoardo Bennato. Pure Edoardo è passato. Pure Edoardo, mi confermate? Sì. Dalla regia della sì, porta sì, accanto. Di Capri, Brigitte Nielsen. Eter Parisi. Mario Merola. No, aspetta, Tom Cruise. No, magari. Io ci credo. Giusto per far capire a mia cognata che Tom Cruise è più basso di me, perché dice ogni volta c'è una cognata americana. Sì, è vero. Ma l'attore americano, sono grande, tu devi lavorare nel circo, se piccolo. Andai nel ristorante, Tom Cruise mi arrivava qua, De Niro mi arrivava qua, infatti tutta la serata io passavo vicino ai tavoli loro, appena si alzavano. E foto. Perché foto. Poi l'attore deve essere piccolo, perché sai che aumentiamo di 5 kg e riempie troppo lo schermo. E anche la televisione è la stessa cosa, è la telecamera che ingrassa. Il vino buono sta nelle botti piccole. E poi abbiamo una grinta, una cattiveria, perché dobbiamo avere quello che non ci ha dato il fisico, ce l'abbiamo con la zampata. Senti, ma ti ha cambiato la vita sto posto al sole? Mi ha dato una vita, mi ha dato una serenità e probabilmente non avrei continuato a fare l'attore se avessi... Davvero? Ma sì, come si fa a fare l'attore oggi, ragazzi? Con tutto, io sono una persona ottimista e solare, ma come ho cominciato io, dagli esempi che avevo, dai funzionari che c'erano nelle produzioni, in Rai, dalle commedie che facevi, 30 attori, orchestra in scena, costumi, velluti, cioè quello, il teatro è come il cinema, deve essere aristocratico, ricco, non può andare a elemosinare o fare 5 giorni di prova, 8 giorni di prova e va in scena. Io facevo 2 mesi di tavolino con registi che ti aprivano la testa, con colleghi che ti facevano delle cose meravigliose. Oggi è difficile. Più improvvisazione c'è oggi. Ma poi non si gira, cioè tu fai una compagnia, io lavoravo 11 mesi all'anno col teatro, qua no, fai un mese, no, 6 mesi fermo, 5 vabbè, giorni, no. 4 giorni. Ma non è solo per il teatro. Porti una commedia da un produttore, non ti chiede, conosci un attore bravo, dici conosci un attore che costa poco, ma quanti sono i personaggi? 5. Se può tagliare uno, si può fare un doppio, cioè è diventato. Il teatro era sogno, cioè tu quando stai là sopra devi mettere in imbarazzo chi ti guarda, se fai malinconia, infatti quando vado al teatro e si toppa una commedia, dico smetto, ogni sera smetto, poi vedo una commedia bella,
Senta, e dici, e per fortuna, vado a aprire, per fortuna, portiere, vado il portiere va a aprire Patrizio Rispo, vedi, è che questa è deformazione professionale. Buonasera, ci si apre la nostra amica. Buonasera. Che ospiti oggi, Lucia Fumaro, una nostra... Buongiorno, caro Patrizio. Ciao. Cara. Lucia è una nostra vicina di casa, tu sei il portiere di Un Posto al Sole e deformazione professionale è aperta anche da noi. Lei che fa nella vita? Tra le altre cose, autoproduce. Anche spettacoli? li guardo. No, oggi ho portato una meraviglia della natura, che è un sapone fatto con il metodo tradizionale. Guarda, io ve lo vorrei far toccare, io odorare, vado... sentite. Noi non facciamo il sapone? No, noi facciamo con questo ingrediente meraviglioso. Poi dico noi, come se io dovessi fare qualcosa. Facciamo lo shampoo. Lo shampoo. Partendo da quella roba. Sì, perché in realtà, se noi ci pensiamo, per fare uno shampoo, che cosa serve? Serve qualcosa che sgrassa i capelli. Una grattugia di solito. Serve no, una grattugia. Serve un ingrediente che è in grado appunto di sciacquare i capelli, pulirli, levare il grasso. Quindi usiamo uno shampoo fatto con 50 grammi di sapone d'Aleppo e 200 millilitri di acqua, quindi una tazza d'acqua, e 50 grammi grattugiati. Quindi lo cuociamo questo nostro shampoo. Cioè abbiamo solo grattugiati. Circa 50 grammi di sapone di Aleppo. Sì, e lo inseriamo all'interno di un pentolino con l'acqua. Quanta acqua ci abbiamo messo più o meno? Una tazza d'acqua, quindi 200 millilitri. Dobbiamo portarlo ad ebollizione. Questo vuol dire dobbiamo accendere questo. Esatto, farlo leggermente sobbollire e circa dopo 15 minuti, 10 minuti, piano piano riuscirà il nostro sapone a sciogliersi completamente. Ma io ti voglio dire perché dovremmo usarlo, il sapone. Perché? Di Aleppo. Perché dovremmo usare un sapone naturale? Allora, prima cosa, lo shampoo in genere contiene derivati del petrolio, cioè lo scarto della raffinazione del petrolio è contenuto nello shampoo, ma contiene il silicone, che immagino magari lo utilizzerai per, non so, per sigillare la vasca da bagno? Sì. Tu vai sigillando vasche da bagno qua e là. Quindi il nostro capello, che viene avvolto dal silicone, tende a respirare male. Se respira male, cosa fa il capello? Cosa fa? Cade. Questo sapone di Aleppo ha dell'olio d'oliva e dell'olio d'alloro, e intanto lo continuo a girare un pochino qui, e che sono dei rinforzanti per il capello, perché lo nutrono, lo rendono vigoroso, meraviglioso, lucente. Ma si lucente. Trova facilmente il sapone? Si trova in erboristeria. Un panetto di questa grandezza costa più o meno 6 euro, ma noi utilizziamo 50 grammi, e quindi ci costa 50 centesimi. Vabbè, 50 tutto centesimi questo... un euro, insomma, vabbè, pochissimo. Scusate, quindi questo deve raffreddarsi, per quanto deve stare a cuocere? Hai detto, guarda, 15 minuti? No, ma anche meno, guarda, dai 5-15, ma in questo 5, caso 15 guarda, minuti. È praticamente pronto. È pronto? E poi lo trasferiamo in boccettina. Grazie, Lucia, vado a fare uno shampoo, ma vedo un amico che corre, sta arrivando con la sua storia intensissima. Patrizio Rispo, Rita Forte, Lucia Cuffaro, tutti insieme appassionatamente per fare uno shampoo. Che tu ti aspettavi di arrivare in questa casa e fare tutto, invece Lucia Cuffaro, che autoproduce tantissime cose per imparare a stare meglio, volersi bene spendendo meno, ci ha regalato uno shampoo. Sì. Come possiamo concludere la nostra preparazione? Con la conservazione è importantissimo, si conserva per 3 mesi ed è adattissimo a ogni tipo di capelli, perché è seborregolatore, quindi capelli grassi, capelli che cadono, capelli con forforo, è perfetto. Volendo, se lo volete profumato ci potete mettere 8 gocce di limone. Sì. Ho studiato, l'ha detto 3 secondi fa. Esatto. No, mettile tu che sei bravissima. Sì, io, cioè, no? Olio essenziale di limone quello. Sì, io. E profuma. E poi c'è l'aceto? Il rimedio delle nonne, l'aceto, che è anticalcare, e il capello dopo lo shampoo che è si più lucido. Si alliscia con acqua e aceto di mele. Senti, il fidanzato di Lucia Cuffaro non ha più smesso di amarla e di apprezzare tutto quello che lei autoproduce, mentre all'inizio era molto scettico, proprio perché grazie a questo non gli sono più caduti i capelli. Questo è il punto fondamentale dei maschi, fondamentale. Perché siamo sempre rivolti alle donne, e invece, però tu sei pieno di capelli. Ormai sono arrivato a un punto che possono anche cadere, non mi interessa più. Anzi, io diffido degli uomini con molti capelli, quando a una certa età, cioè quelli là con l'attaccato il limite un po' ottusi, invece l'uomo stempiato, uno dei miei colleghi invece rimediano, fanno, cioè, non è stato mai un mio problema. Guarda come sei. Guarda come stai, ce ne tanti, ce ne tutti. Esatto. Qua mi raccomando, per lo shampoo. Grazie. Sta andando il portiere. Patrizio, guarda, fai come questa casa è casa tua. Per me? Guarda che accoglienza. Te l'immaginavi? Benvenuta, Verosca. Ciao, grazie.
Verusca Gennari è una portatrice di felicità. Vogliamo andare tutti insieme ai divani. Portatrice sana di felicità. Portatrice sanissima. Per contratto. Allora, andiamo ai divani. Andiamo ai divani. Prego, accomodatevi. È arrivata la felicità, allora tu arrivi con un gran sorriso e anche dentro un grande abbraccio, però Verusca, la tua storia di portatrice di felicità inizia da un cambiamento, da uno stravolgimento della tua vita, cioè tu fai di mestiere laureata in filosofia e poi un master in risorse umane, lavori come consulente, però a un certo punto scegli la felicità. Esatto. Come? Perché? Perché è arrivata la vera felicità nella mia vita, nel senso che 3 anni fa è nata Stella, la mia bambina. Io avevo un ruolo di responsabilità all'interno di un network che insomma mi dava tante soddisfazioni, sicuramente mi ha insegnato a crescere, mi ha insegnato tante cose. E soprattutto insegnavo agli altri a gestire le proprie emozioni, a lavorare bene con le emozioni, ad essere dei genitori emotivamente intelligenti. Solo che cosa succede? Che nasce Stella, io non riuscivo a fare più bene nessuna delle due cose, non riuscivo a tenere testa a tutte le responsabilità, non riuscivo a fare la mamma come desideravo fare. E quindi, siccome i figli possono essere un grande acceleratore del cambiamento, per me Stella è stato questo. Quindi ho scelto di fermarmi, mi sono scollocata, uso sempre questo termine perché scollocarsi significa fermarsi e non avere un'altra alternativa. Quindi con tutte le vocine che puoi immaginare di sottofondo, di persone che ti dicono ma come, una figlia, hai un lavoro a tempo indeterminato, ma di questi a tempi, tempo indeterminato era il tuo lavoro. Esatto. Una scelta coraggiosa, notevolmente coraggiosa di questi tempi. Esatto. E quindi ora io non vorrei saltare nessun passaggio della tua storia perché me la vorrei godere proprio di ogni singolo momento. Però quindi se tu dovessi dire che fa, cioè tutto questo e ti vai a scollocare con un mondo che ti dice sei impazzita, tieniti stretto il tuo lavoro a tempo indeterminato che magari potesse accaderci, che scegli di fare? Cosa diventi? Ho fatto l'unica cosa intelligente che potevo fare, cioè fermarmi, tuffarmi nel silenzio e aspettare di scavarci un po' dentro e vedere quello che succedeva, e poi è successo tutto. E avete fondato questa startup che si occupa appunto, noi diciamo siamo un acceleratore di felicità, perché che cosa facciamo? Insegniamo alle persone ad allenarsi alla felicità. Il progetto si è ascoltata, invece di ascoltare oggettivamente hai ascoltato te stessa, hai seguito il cuore. Esatto, perché è una delle prime cose che insegno, quando ti dicono ma quindi cosa bisogna fare, cosa bisogna studiare, quali pillola posso prendere, no? In realtà la prima cosa che puoi fare è prenderti cura di te, perché sai che in qualsiasi momento, in ogni difficoltà, tu puoi tornare a casa e la casa sei tu. E quindi siamo in una casa e forse non è un caso che in questo momento ci ritroviamo qui, però tu diciamo che questa è una grande conquista, no? Cioè questo arrivare a prendersi cura di sé sa di conquista, sa di meta, sa di traguardo, di percorso. E io non so se riuscite a capire che cosa può essersi inventata Verusca a questo punto della sua vita, perché io l'abbiamo accolta come felicità, portatrice di felicità. Tu fai questo, porti la felicità alle persone. Cioè ora siamo qui, siamo in tre, ma ci sono tante persone che ci guardano. In modo legale, Sì, grazie. Però io non so, veramente, capisci che non capisco, no? Certo. Come la porti la felicità? Come si porta la felicità? Cioè in pratica tu che fai? Dove vai? Se io ti dico che cos'è per te la felicità, tu probabilmente la identifichi con un'emozione, giusto? E quindi questo ci fa un po' di confusione, perché ognuno c'ha il suo percepito, la immaginiamo qualcosa che c'è, non c'è, oddio come si fa, dipende dagli altri. In realtà le scienze, le neuroscienze, ci dimostrano e ci spiegano finalmente dopo 10 anni di grandi ricerche che è una competenza. Quindi essendo una competenza si può allenare, come? Con un po' di informazioni e tanto allenamento. E quindi noi, io e Daniela, che è la mia socia, ex collega, amica, diamo informazioni e alleniamo. Ma, allora, intanto direi alleniamoci. Partiamo e alleniamoci subito a essere felici. Ma voi andate dove? Perché dov'è che si va? Cioè chi è che vi richiede? Oppure voi vi proponete a chi?
Allora, prevalentemente facciamo divulgazione, quindi partecipiamo a convegni, conferenze, persone che sono curiose e vogliono scoprire che cos'è la scienza della felicità, perché esiste una letteratura infinita su questi temi. L'ONU sposa questo principio da diversi anni. Il 20 marzo è stata la giornata mondiale della felicità, per cui insomma che è stata insomma istituita dall'ONU, che redige ogni anno un report sulla felicità interna lorda dei paesi, cerca di sostituire il PIL col PIL, esatto, che invece del prodotto interno lordo la felicità interna lorda. Bob Kennedy. Esatto, bravissimo. E quindi facciamo divulgazione e poi facciamo formazione prevalentemente nelle aziende. Quindi le aziende ci chiedono per portare queste cose al lavoro. E là, vabbè, non ti dico quante porte in faccia all'inizio, perché sembra un ossimoro, no? La felicità al lavoro, che cosa c'entra? Sembrano due mondi separati, proprio perché spesso il lavoro è fonte di stress, come se noi potessimo essere scissi, no? Cioè, come se, esatto, chi va al lavoro non fosse comunque la persona. Esatto. Senti, secondo me ci si allena alla felicità anche ascoltando Rita Forti. Io non so se, se la musica nei vostri punti c'è anche questo. Trasmettere serenità. Infatti quello volevo chiedere. Tu stai parlando di felicità, no? Allora si dice sempre che la felicità tanto non esiste, la felicità è un attimo che passa e se ne va. Mentre quello importante è la serenità. Nel tuo caso, però, allora, in quello che tu stai dicendo, che differenza c'è tra felicità e serenità, o se c'è? Non c'è. La felicità è uno stato d'animo che costruisci proprio perché è una competenza che appartiene al nostro cervello. E la serenità? È un'emozione ed è uno stato d'animo che quindi la differenza è proprio questa, cioè la felicità è una competenza, non è solo uno stato d'animo. La serenità è uno stato d'animo. Infatti si può imparare a essere felice, cioè proprio imparare. Sì. La felicità muta e poi è anche contagiosa, perché tu sei felice e contagi chi ti sta vicino. Ma il mio motto è sorridi che il mondo ti sorriderà. Io pure la mattina, se vado nello studio, c'è gente che tende a mettere ansia, a mettere in conflitto le persone. Io, se non vedo le facce sorridenti, io dico: oh, scusate un attimo, ma scusate, quell'operatore perché c'hai quella faccia? Io, se non sento energia. Ce l'avevi con lui? Guarda la sua faccia. Qui stavo un po'. Sì, è vero. No, io, per esempio, a me nell'arco della giornata, io finirò con sapere lui perché stava così. È più forte di me. E questo rende anche difficile gestire la mia felicità, che forse potrebbe essere facile, perché io patisco l'infelicità attorno a me. Ma io non riesco a non farmi coinvolgere, assorbo energie, mi creo problemi che non sono i miei. Questo è un problema. Le emozioni sono contagiose proprio perché noi abbiamo qui delle antennine che si chiamano neuroni specchio, che ci mettono in connessione con gli altri. Stavo per dire, la vita è uno specchio, sorridi, ecco, e ti, questa è una di quelle frasi che, se io mi alzo, e vorrei che venisse con me anche Verusca Gennari, perché a questo punto mi vorrei allenare alla felicità e ci sono dei punti che possiamo fermare. Ti do un gessetto, eccolo. Sì, grazie. Quali sono i punti per cominciare questo allenamento, visto che di allenamento si tratta? Certo, allora, da dove si parte? Primo, vai. Lamentele. Lamentarsi brucia i neuroni tuoi e quelli di chi ti sta accanto. Esatto. Quindi stop alle lamentele, proprio perché nel momento in cui ti alleni disattivi i neuroni che lavorano nell'area del problem solving, della creatività. Infatti chi si lamenta non è che c'ha delle idee, si lamenta e basta. Quindi smettiamola di lamentarci. Beh, proprio stop, non stop un po' alle meno. Lamentele. Due. Capitale sociale. Capitale sociale cos'è? Sono le nostre relazioni. L'unico vero predittore della felicità è il capitale sociale, cioè le relazioni che abbiamo. Immaginati un bancomat. Se tu ogni tanto ci metti i tuoi risparmi, quando ne hai bisogno riesci a prenderne. Se tu ogni giorno investi nelle tue relazioni, tratti con amore le persone intorno a te, con gentilezza, telefoni a un amico in difficoltà, tu stai mettendo soldi, ovvero capitale sociale, in quello che ti circonda, e quando ne avrai bisogno tornerà, perché siamo energia. Tre. Ne chiederò mille, preparatevi, mettetevi comodi. Quanti sono le regole in genere? L'Eura ce ne darà 5, no? Positività è il terzo, ho sbirciato prima che... Positività. Rita, quante sono?
Rita, non è che c'è un numero, c'è un mondo intorno e poi ognuno di noi... Ci sono dei principi però che la scienza ha postulato e questi sono quelli i principali. La positività, ovvero allenarci, appoggiare lo sguardo sulle cose belle che ci circondano, che significa vivere il presente. Molto spesso, non so se a te capita sentire le persone, o magari è capitato anche a noi stessi, senti dire sarò felice quando avrò trovato il lavoro, quando sarà finita la scuola, quando mi sarò laureato, quando avrò trovato il fidanzato. Ecco, fare questo sposta l'asticella della nostra soddisfazione, della percezione della nostra soddisfazione sempre in alto. In realtà il futuro è il nostro presente, quindi la cosa che possiamo fare più intelligente è vivere il nostro presente. Tu sei felice? Eh sì. Me lo giuri? Giuro. Tra poco continuiamo a parlarne. Nel frattempo, guardate con me, c'è una persona che sta arrivando e arriva correndo, eccolo. Ciao Arianna, sto arrivando. Siamo con Patrizio Rispo insieme a Rita Forte. Non abbiamo lasciato un secondo libera a Verusca Gennari perché ci raccontava della possibilità di essere felici e dell'allenarsi alla felicità. Per cui la musica, una musica speciale quando arrivano si affollano i pensieri, soprattutto la notte, la possiamo cercare e questo ci aiuterà. Ma per esempio pensavo correre, c'è una persona che arriva, che corre, sta per raggiungere questa nostra casa, sta per arrivare. Correre ci aiuta a essere felici? Assolutamente, se tu vedi le ecografie cerebrali di una persona che è ferma, seduta, non so, davanti al computer, ferma insomma, e di una persona dopo 20 minuti di corsa, la prima è più o meno spenta, cioè poco illuminato quel cervello, la seconda ha un cervello che sembra Roma vista dall'alto di notte in aereo. Quindi quando corri tu acceleri il metabolismo non solo, ma sviluppi tutta una... produci ormoni tipo la dopamina, che è l'ormone del benessere. E l'alternativa al correre, adesso tu stai andando... Corro. L'alternativa al correre, uno che non può correre, per far accendere il corpo. Il movimento in danza. Generale. Sì, il movimento, In generale. Però sulla corsa, vediamo se è arrivato. È arrivato, ciao. Roberto, benvenuto. Grazie, ciao, benvenuto. Ciao, arrivato correndo. Perché mi avete fatto far fatica. Ti abbiamo fatto faticare. Hai fatto un gran percorso, tutto di corsa. Buongiorno, ti aspettavamo, buongiorno, Roberto Andreoli, Rita Forte, Patrizio Rispo. Ciao Roberto. E ciao. Verusca piacere, Gennari, piacere. Non so se correndo hai anche un po' senticchiato quel che ci stavamo raccontando, però siamo arrivati alla corsa come possibilità di essere felici. La corsa, che cos'è per te la corsa? Ma la corsa è sicuramente un momento, io dico sempre no, per ascoltare il silenzio, per riflettere su tante cose, no, che ci capitano durante il giorno, nella vita, sicuramente... libera lo stress, no? Quindi sicuramente la felicità, c'è un collegamento, no? È un momento in cui sono io e ho l'opportunità appunto di riflettere, scaricare lo stress giornaliero, no? del lavoro e poi, tu lo sai, no? Riuscire anche a far del bene anche agli altri, no? E questo sono riuscito, no? A collegare un po' le due cose, no? Roberto è riuscito a fare tutto questo correndo e in realtà ogni passo della tua corsa è un passo verso la vita, è una piccola, grande, immensa vittoria verso la vita che parte però da uno spartiacque che è la perdita inimmaginabile, è il 2010, giusto? Sì, sì, è il 18 febbraio del 2010 e è successo una cosa, no, che tipicamente non accade, no? Tipicamente dobbiamo essere noi a morire, non i nostri figli. Il mio secondo figlio è morto, Pietro, quando aveva 6 anni, il 18 febbraio, ed è morto per un infarto perché era stanco dopo un periodo di terapia intensiva a seguito di un'operazione, perché abbiamo scoperto un giorno mentre andava a scuola prima elementare, lui faceva, ha avuto un'emorragia cerebrale e abbiamo scoperto che alla nascita aveva avuto una malformazione arterovenosa, che è un qualcosa che non si capisce, tipicamente devi fare delle analisi apposta, no, per vedere questo, e tipicamente non si fanno. Essenzialmente la vena si gonfiava e scoppiava, no, all'interno del cervello,
È stato operato, sembrava tutto bene, dopo questa lunga operazione che è durata 28 ore, 29 ore, sembrava tutto a posto e è stato un mese in terapia intensiva, però poi evidentemente era troppo stanco, no? E quindi niente, non c'è più visivamente, ma c'è sicuramente, no? Quindi va bene, è capitato così, dai. Tu dici che... A volte penso che sia stato proprio Pietro a farmi calzare le prime scarpe, quelle con cui hai cominciato a correre e quindi ricominciato a vivere, perché tutto questo ti annienta, ti paralizza, no? Ti blocca dentro il buio della ingiustizia più violenta e disumana che possa capitare. E tu però, la tua storia però è una storia di partenza, di ripartenza, di rinascita, quel passo dopo passo che metti in fila da più o meno dopo un po' di tempo, sì. fino a oggi, senza fermarti mai e andando verso l'altro, no? Dici, grazie a tutto questo io riesco a pensare, a prendermi cura anche di altre persone. Sì, diciamo che non è che sono sempre felice io, so che parlavate di felicità, non è che è sempre tutto positivo, no? Però credo che sia normale così. Io prima, fino al 2012, pesavo 115 kg, non mi alzavo dal divano, fumavo tantissimo, non facevo sport, ero molto sedentario. Avevi chiuso con la vita? Sì, diciamo che non mi ero mai curato molto di me stesso, sicuramente poi dopo questo momento qua così sono andato un po' a peggiorare, diciamo così. Però dopo ho deciso perché era giusto, no? continuare a cambiare, evolvere, andare avanti, perché poi le cose sono accadute, come diceva il prete, no? Che ha fatto la messa, il funerale di Pietro, lui doveva vivere 6 anni e li ha vissuti bene, no? Quindi io cerco di essere assolutamente positivo, perché ci sono stati tantissimi segnali belli, no? Tra l'altro, prima apro e chiudo una parentesi, dopo la morte di Pietro, io Pietro era il secondo, no? Quindi ho già Riccardo, che è ormai a 16 anni, quindi è ormai anziano. Quando è morto Pietro aveva 9 anni, perché avevano 3 anni di differenza, quindi comunque lui l'ha vissuta in modo importante. Noi quello che abbiamo fatto è continuare per lui, no? Soprattutto perché non è giusto penalizzare chi rimane. E poi sono arrivati gli altri, quindi è arrivata Emma, e Emma è nata il 29 giugno a San Pietro. Io non so cosa voglia dire, però è il primo parto che è andato tutto bene ed è nato il 29 di giugno. E dopo è nato Michele, quindi è arrivato anche l'altro, che è terribile, no? Lui corre? Sì, corre, fa correre. Fa correre. No? Però poi niente, ho cominciato anche qua a correre un pochino, senza orologio, senza scarpe, senza grandi allenamenti, no? E facevo gli isolati di casa, quindi aggiungevo sempre una via in più. Ho iniziato che arrivavo a 300 metri e morivo, fino ad arrivare alle prime maratone, le prime gare, fino ad arrivare all'ultima, che ne ho fatte un po' più di 100, diciamo così, no? Quindi sicuramente c'è stato un po' di progresso dal punto di vista meno sportivo. Sei arrivato fino in Namibia, sì. hai corso nel deserto, sì. quanti chilometri, non so se li hai quantificati, sì. se sono... No, i chilometri erano 104 di questa gara, io... ho fatto questa iniziativa e l'ho chiamata, collegandola a questa gara, Run 106 Pietro, che tra l'altro che è la tua maglietta, è la maglietta che è qui, guarda che è hashtag Run 106 Pietro. E c'è una persona grande e una piccola, però sì. davanti sulla questo maglietta. Questo qua sono io e questo è lui, e questo è il fiorellino, è la farfallina che ho tatuata qua, no? Non me la faccio vedere per non fare scandalo, però c'è una farfallina qua. E quello che abbiamo fatto è questa gara nel deserto della Namibia la prima settimana di dicembre. Però hai detto 104 km. 104, però ne abbiamo fatti 106, perché? Perché io volevo aggiungere il 6 che era l'età, no, di Pietro. Quindi alla fine, quando ho tagliato il traguardo, ho fatto con tutta l'organizzazione, ci siamo organizzati appunto, hanno variato un po' il percorso, ho fatto 2 chilometri aggiuntivi perché 104 non bastavano, ed è stato bello quello, ed è stato bello perché tutti i concorrenti poi hanno corso con me questi 2 chilometri, il corso camminato, perché comunque non eravamo messi benissimo, è stata
una bella gara, una, durissima, perché la prima settimana di dicembre in Namibia è alta stagione, si corre con 61 gradi. E 61 gradi? Sì, sì, che è diverso. Quando mi preparavo dicevano non ti preoccupare, è secco il caldo. Ho capito, però sono sempre 61 gradi, no? Cioè, sì. E quindi comunque non è stato semplice, però ce l'abbiamo fatta e l'iniziativa si è collegata a una causa di fundraising, di raccolta fondi per aiutare una Onlus di Milano che si chiama Una Milano, che è un'associazione di genitori che hanno vissuto l'esperienza dell'oncologia pediatrica, che non c'entra niente con quello che ha avuto mio figlio, però purtroppo ci sono così tante malattie che una vale l'altra. L'importante per me è aiutare i bambini, no? È possibile che io sappia che avevi una cifra in mente da raggiungere, sì. Che era 21.200? 21.200, che corrisponde, che c'è il numero 212, che è 106 per 2, perché io e Pietro abbiamo corso 106 km insieme, no? E siamo arrivati a quasi 23.000 euro. Quindi è andata bene. Beh, hai raccolto tutto quello che avevi in mente e di più. Sì, sì, per la ricerca contro il neuroblastoma. Il neuroblastoma, che non lo sapevo neanche, è un tumore di età pediatrica bruttissimo e due bambini su tre muoiono di questo problema. Quindi abbiamo dato il nostro contributo, io e Pietro, a questa causa. Che ti ha insegnato il deserto? Il deserto insegna tante cose, insegna prima di tutto che noi siamo molto piccoli, noi pensiamo durante la vita di essere invincibili, no? Pensiamo di poter far tutto, però quando ti trovi lì in questo deserto dove attorno a te ci sono circa 15 km dove non c'è nulla, te ti rendi conto che sei piccolo, ti rendi conto che devi stare attento per non rischiare la vita anche, no? in un contesto del genere, e quindi e ti rendi conto anche, sai un'altra cosa, ti rendi conto anche di quante cose belle ci sono nella vita che oggi noi sottovalutiamo. Uno degli episodi incredibili che mi sono capitati, incredibile, una cosa un po' particolare, l'ultima sera abbiamo fatto una cena nel deserto, tutti un po' ammaccati, però l'abbiamo fatta questa cena nel deserto, e ci trasportavano con delle jeep, e a un certo punto il ragazzo che guidava la jeep si è fermato in mezzo al deserto ed è andato verso una piantina in questo deserto, e questa piantina era una piantina di salvia, è arrivato qua con questa foglia e fa: hanno usate? E tutti noi, da italiani, francesi, dicevamo: salvia. E lui invece era emozionato per la salvia, perché la salvia profuma, perché la salvia è buona, perché la salvia comunque fai le medicine, perché con la salvia puoi cucinare anche, ci diceva, no? Chiaro che noi diamo per scontato tante cose, non è che dobbiamo adesso tornare indietro, probabilmente, però dobbiamo essere anche felici, non solo e soltanto quando abbiamo l'ultimo modello di cellulare, ma dobbiamo anche essere felici delle piccole cose, quindi questo è importante, però non mi fermerò qua, Sai che non avevo dubbi? Non ti immagino fermo. Esatto, non mi fermerò qua, e quest'anno farò a novembre una nuova gara. Me lo racconti tra pochissimo, okay, perché guarda bene. Rita dov'è? E questo vuol dire che Scusate. L'hai ispirata. No, figura, sì, ne hai fatta tanta di strada, correndo, e ti sei reso conto, come dice questa canzone, che facendo tanta strada ti rendi conto che non sei da solo. Io le mie tante sere chiuse come chiudere un ombrello, col viso sopra il petto a leggermi i dolori e i miei guai, e ho camminato quelle vie che curvano seguendo il vento, e dentro un senso di inutilità e fragile e violento mi son detto: tu vedrai, vedrai, vedrai. Strada facendo vedrai che non sei più da solo. Strada facendo troverai anche tu un gancio in mezzo al cielo, e sentirai la strada che farà battere il tuo cuore. Che domani
domani sia migliore, perché domani strada facendo vedrai, perché domani sia migliore, perché domani. Grazie. Torniamo, grazie, grazie. Torniamo tra pochissimo. Torniamo per... Bentornati a casa. Roberto Andreoli ci ha raccontato la sua storia, che è una storia di passi che non si fermano, e passo dopo passo è una riconquista, è una rinascita, è una possibilità di tornare alla vita. Patrizio Rispo voleva... Sì, no, voglio cogliere l'occasione, ha parlato di raccolta fondi. Noi con queste raccolte fondi stiamo facendo delle cose bellissime, perché proprio sulla solidarietà, sul cuore che abbiamo, riusciamo a fare delle cose altrimenti difficilmente realizzabili. In questo momento io mi sto occupando di una raccolta fondi per aprire un reparto di doppiaggio per i bambini dell'oncologia del Santo Bono di Napoli. È stato fatto già a Torino e a Roma, e portare questi bambini all'interno dei cartoni animati, che non li vedono soltanto più, ma invece sentono la loro vocina e gli insegnano una tecnica. Diventano un po', no? Diventano parte di questo mondo, che loro ancora è il mondo dei sogni, della fantasia. Ti assicuro, è una cosa commovente e da fare. Di progetto in progetto ci sono certe cose che poi diventano, no, contagiose. E quindi subito, no, si apre, tu lanci una cosa, se ne apre un'altra. Hai attraversato il deserto, l'hai fatto di corsa e forse sei tu a ricordarci che il Piccolo Principe a un certo punto dice che ciò che rende bello il deserto è che da qualche parte nasconde un pozzo. Tu l'hai trovato? Sì, diciamo, ho trovato, diciamo così, tanti pozzi, e spero di aver fatto trovare, no, tanti pozzi anche a tante persone. Sicuramente in quel momento lì ho visto, noi eravamo in 26 a correre, quindi qua tra un po' ci sarà la Maratona di Roma e si parla di diverse, no, centinaia e migliaia di persone. Lì sono 26 persone, quindi eravamo i 26 a correre. E tutti i 26 alla fine mi hanno aiutato tanto, mi hanno sostenuto, e anche alla fine, no, hanno corso gli ultimi chilometri con me. E se penso invece a quello che è successo fuori, sulla rete, tante persone, incredibilmente, perché la mia storia, pur partendo da un evento triste, io non voglio né essere, diciamo così, compatito, non voglio neanche essere, non sono un eroe, secondo me sono una persona normalissima, un papà normalissimo. È chiaro che poi non tutti reagiscono nello stesso modo, no? Io sto reagendo così, vorrei essere veramente di esempio per tantissime persone che poi magari non hanno la sfortuna che ho avuto io, ma hanno magari piccole sfortune e sembra la fine del mondo, no? Non è così, si può andare avanti. E ho ricevuto nell'ultimo anno, perché la gara è stata a dicembre, ma io ho iniziato a raccontare questa cosa a febbraio, tantissime testimonianze di persone che avevano avuto problemi differenti, e continuano ad avere dei problemi, che mi hanno detto grazie, no? Io non voglio essere ringraziato, però questo mi ha dato la carica, no? Che probabilmente sto passando un messaggio non di tristezza, ma un messaggio comunque di speranza, e che comunque si può andare avanti, no? Anzi, sto io, probabilmente è lui, no, che mi sta aiutando. Io più di tanto, io corro, sono semplicemente il veicolo per raccontare questa storia. Tu non vuoi che ti si dica, però grazie. Grazie. Verusca, ci hai dato delle possibilità. Roberto è una possibilità, di vita, è una possibilità di non mollare, anche... il bello, no? Di continuare, cioè, ci ha raccontato il deserto, la salvia, no? Cioè, quindi questo meravigliarsi ancora, stupirsi. E ti affido. Allora, sono emozionata perché quando mi chiedono: ma tu poi alla fine perché ti sei messa, no, in questo progetto, perché investi così tanto nella felicità. Esatto. E ci ho messo un po' a trovare la risposta, però in questo in modo diverso, ovviamente, però mi aggancio, perché io ho scoperto che il motivo vero per il quale lo faccio è Stella, è mia figlia. Perché? Perché nonostante io sia un'esperta di felicità, di positività, eccetera, eccetera,
a volte capita che, non so, senti una brutta notizia, una storia, senti quello che accade intorno a te e quindi anche la mia testa parte, no? E quindi dici, speriamo che non le succeda mai niente di brutto, speriamo che non accada mai nulla che... E io sono convinta che ognuno di noi possa fare molto più che sperare. Speranza è la parola che mi ripeto, no? Io sono convinta che possiamo fare molto più che sperare, possiamo influenzare il nostro contesto partendo dai piccoli gesti, dalle piccole cose che possiamo fare ogni giorno, perché i bambini sono il 20% del nostro presente, ma saranno il 100% del nostro futuro. Roberto, ognuno di noi può indossare un paio di scarpe e cominciare a correre, ognuno di noi può porsi obiettivi, piccoli o grandi che siano, e tentare di raggiungerli, questo l'hai detto tu, sì. Ognuno di noi può davvero? Sì, può davvero, e lo voglio appunto, come ti dicevo, rifare quest'anno. Grazie. Grazie, perché non ti fermi, perché non ti sei fermato. E grazie a voi per essere stati in questa nostra casa, a Rita, come sempre Patrizio. Io affiderei a te il saluto a tutte le persone che ci stanno guardando, dopo tutto quello che abbiamo vissuto. Ascoltiamoci, guardiamo negli occhi le persone, non deve essere un beneficio di cui godiamo solo noi persone popolari e famose. Essere come siamo noi, che io trovo che sia la cosa più bella del nostro lavoro, ascoltati, guardati, riempiti di attenzione. Io dico, dovrebbero vivere tutti così, il mondo sarebbe sicuramente migliore. Guardiamoci negli occhi, sorridiamoci, siamo gentili. Grazie a Patrizio, grazie Veruska, grazie Roberto, Rita. Grazie a te. Ci vediamo alle 13:50, vi aspettiamo, grazie a tutti.